Gesù è morto per i peccati di qualcuno, non per i miei. Mischiata a una ciurma di ladroni, ho un asso nella manica, ho un cuore duro come la pietra. I miei peccati sono miei, mi appartengono. La gente dice, stai attenta, ma a me non importa. Le parole sono solo regole. Perché ho chiamato questo progetto Piene di Destino? Perché? Viene dal cognome di Marianne Faithfull, Faithfull, pieno di fato, fedele, ma comunque piene di destino mi piaceva per descrivere le vite di queste due grandissime donne del Novecento, ma non solo, poetesse, artiste, cantanti, scrittrici. Marianne Faithfull e Patti Smith, nate, la Cabala vuole, guarda caso, a 24 ore di distanza nello stesso anno, una il 29 e l'altra il 30 di dicembre. Marianne Faithfull il 29 e Patti Smith il 30 di dicembre. Che essere un artista voleva dire vedere ciò che gli altri non potevano vedere. Quindi, sono degli spettacoli bio-rock. Bio-rock perché io racconto la vita o parti delle vite di queste due donne e una cantante come Angela Baraldi e la band canta le sue canzoni. Fu Sandy a prestare a Robert la sua prima fotocamera Polaroid. E il testo che io leggo è tratto da un libro che Patti Smith ha scritto che si chiama Just Kids, che è la storia del suo arrivo a New York senza una lira, 19 anni nel 67, che ha dormito per strada in Central Park per un po' di settimane finché non ha incontrato Robert Mapplethorpe, perché anche lui era un giovane che voleva fare l'artista, disegnava e poi ha imparato a fare fotografie, è diventato il fotografo che è diventato, e insieme hanno condiviso il sogno di diventare artisti, di vivere della propria arte, e dal niente che avevano, perché erano poverissimi e non avevano neanche i soldi per mangiare, ce l'hanno fatta, sono esplosi negli anni 70. Hanno vissuto il Chelsea Hotel, insomma, si raccontano storie meravigliose e appassionanti in questo libro, e interpuntate poi sono queste mie letture appunto dalle canzoni della band di Angela Baraldi.